Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questa amichevole internazionale. Si disputa solo una partita, infatti non è una gara di andata e ritorno, si disputa solo una partita, si gioca Italia contro Corea del Sud. Ragazzi, comunque se vedete tutto all'incontrario è perché il gioco è così. Poi... Ed ecco che caccia d'inizio, parte l'Italia! Con il numero 7. Qua dice solo i numeri, stranamente, quindi attenzione, numero 7. Attenzione, numero 7. Numero 7 si avvicina in aria. Mamma mia, numero 7. Palla in out, ci sarà rimessa per gli azzurri. Numero 4. Domanda lì. Numero 8 della Corea. 3 5 6. La mandano fuori, rimessa laterale per gli azzurri. Numero 6. Palla è lì, attenzione, la palla è lì. La può recuperare un azzurro. Attenzione, ha difficoltà a recuperare. Numero 5 degli azzurri. Attenzione, numero 5, numero 5, numero 5, numero 5, attenzione, numero 5 viene pressato. Attenzione, numero 5! Traversa, traversa, attenzione, ancora una possibilità e c'è la parata. Ancora libero, alla porta è vuota. Che occasione sprecata. Occasione sprecata. Comincia il secondo tempo. Italia contro Corea del Sud. Attenzione, numero 11 della Corea del Sud può segnare, attenzione. Attenzione, traversa, 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 traversa. E ora? Qualcuno ha beccato la traversa e si è bloccata la palla. Vabbè, io aspetto che scendo. Poi ragazzi, se non va, finisce a reti violate. Oh, volete recuperare sta palla, sì o no? Sto andando un attimo agli spalti a chiedere aiuto, dai! Volete recuperare sta palla? Volete recuperare sta palla? Vabbè ragazzi, dato che è rimasta la palla bloccata, facciamo pure qua l'andata e ritorno. Quindi finisce 0-0 l'andata di Italia contro Corea del Sud. Adesso si disputerà il ritorno. Si disputerà il ritorno tra Italia e Corea del Sud. Scusate. Ed ecco qui il calcio d'inizio, partono gli azzurri che sono in veste rossa. Numero 10 della Corea. Numero 10 della Corea. Mamma mia, ha caricato il tiro Buffon. Buffon, la porta è libera, la porta è libera. Numero 10 della Corea. Fa un passaggio veramente brutto. La recupera il numero 3 dell'Italia.
Numero 3 dell'Italia, attenzione, numero 3 dell'Italia, attenzione, 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 viene pressato, attenzione, viene pressato, il numero 3 dell'Italia, il numero 3 dell'Italia, viene pressato, prova, prova il tiro, ed è rete per l'Italia, rete per l'Italia, 1-0, Chiellini, al minuto 27. Chiellini! Numero 7. Passaggio più o meno discutibile. Numero 9. Numero 8. Come la vuoi la pizza? È la solita Margherita con Margherita? Margherita con Wurstel. Comincia il secondo tempo tra Italia e Corea 1-0. Non gioco perché non gioco la televisione. No, vabbè, sto giocando un po' col telefono, no? È da un sacco che non ci gioco. Poi dopo ci facciamo pure. Ora che torno ci facciamo un paio di partite. No. Ok. Continuiamo il campionato. Traversa della Corea, grande parata di Buffon. Scusate l'interruzione di mio padre, comunque. Recupero della Corea. Numero 10, traversa, ancora una traversa, la porta è vuota, la porta è vuota. E c'è il pareggio della Corea, 1-1. Onzigan segna. Onzigan. Numero 6. Numero 6, attenzione, numero 6 si avvicina minaccioso. Attenzione, numero 6. Numero 6. Ah no, era autogol, è vero. Era autogol, meno male. Stavo per segnare un autogol, la manda fuori del calcio d'angolo per la sua Corea. No, di nuovo no. Volete tirare fuori sta palla sopra la porta? Che ne dite? Scusate. Scusate per il messaggio, finisce pure il ritorno 1-1. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao!